Eccoci qua di nuovo sul canale, siamo in compagnia di mio fratello. Oggi è l'8 settembre e siamo alle prime luci dell'alba, potete vedere. Oggi non la solita uscita di spinning, ma faremo una pescatina o una mattinata libera a Traina col Vivo sottocosta. Le prede target di questa mattina saranno spigole, pesci serra e magari qualche bella lecciamia, ma la vedo difficile, la temperatura dell'acqua è ancora molto calda. E la prima cosa che dovremo fare sarà procurarci le esche, le aguglie, che sono proprio dei bocconcini per questi predatori, e le diciamo ce le procureremo con due metodi che poi tra poco vi farò vedere. Già arrivati, perché l'azione di pesca inizia subito usciti dal porto. Come dicevo, insideremo le aguglie con due metodi. Il primo sarà con la matassina, classica matassina, che a me piace molto perché non danneggia il pesce. Diciamo che il pesce non viene allamato, ma viene intrappolato con i suoi tendini su questa matassina. I contro di questa esca è che è meno catturante. L'altro metodo lo sta preparando mio fratello, sarà con il classico bigattino e bombarda. Ci metteremo a Traina a una velocità di circa 2-3 nodi e cercheremo di fare le esche vive. Allora, mio fratello con il metodo bigattino e bombarda ha già catturato. Allora, da come tira non sembra una guglia, penso sia più una leccia stella o un piccolo sgombretto. Adesso vediamo. Un sugherello, lo mettiamo lo stesso nella vasca del vivo, ma diciamo che i serra non gradiscono molto, preferiscono le aguglie. Come dicevo, i pro e i contro dei due differenti metodi di pesca per prendere le aguglie. I pro ha che le matassine non allamano il pesce, quindi non gli procura ferite e rimane molto più vitale. Il contro è che a mio avviso è meno catturante del bigattino e della bombarda. La bombarda invece è molto più catturante, ma capita spesso che il pesce viene allamato, specialmente in gola, e in quel caso io non tendo a liberarlo, ma tendo a tagliare il finale e lo metto nella vasca del vivo col finale in bocca, tanto verrà comunque innescato. Niente, come vi dicevo, infatti potete vedere la differenza. Il livello di catturabilità è proprio abissale. Infatti mio fratello già inganna di nuovo. Purtroppo anche questo non è una guglia. Noi cerchiamo quelle. E infatti non è una guglia, penso sia un altro sugherello. Ma che è sì? Beh, finalmente siamo riusciti a prendere una bella guglia, bella di grosse dimensioni. Adesso vediamo se riusciamo a portarla sopra.
fangiucchiate, ma non penso sia aguglie, perché le aguglie al 90% ci rimangono allamate. È un mega aguglia, una mega aguglia. Se riusciamo a portarla sopra, eccola qua. Vai. Straccetto. Nel frattempo che peschiamo, che treniamo, ci proviamo comunque a prendere le uglie. Abbiamo avuto un po' di difficoltà a reperire le esche, gli aghi non hanno collaborato molto. Adesso procederemo ad accendere il motor guide. Sto testando le batterie SH Lithium e oggi vediamo quanta autonomia riusciamo, quante ore di drive riusciamo a fare con il 48% di batteria. Calcolate che vengo da due pescate in modalità ancora e quindi stiamo circa sulle 15-16 ore di pesca. Vediamo oggi quante riesco a farne. Oggi traineremo con delle attrezzature particolari, cioè particolari, diciamo convenzionali. Utilizzo Geashigger 2001 HG e canne da slow. A mio avviso è un buon compromesso, sono divertenti da utilizzare. Hanno l'aggiustazione di punta, le montature fatte con cavetto e Aqualife Bait e Red Octopus Back, che a mio avviso sono, secondo me, gli ami migliori che stanno in commercio per fare la traina con il vivo. Adesso mio fratello procede ad innescare le canne, io mi metto in rotta e ci mettiamo in draina. Che bestia d'ago, che bestione. Stiamo trainando con Guido alla velocità di 1 nodo e mezzo, velocità proprio perfetta, silenziosissimi, una pace proprio dei santi. Questa la filiamo a 30 metri, gli dai tre colori, Michele, e ci mettiamo niente, questa la lasciamo libera, l'altra ci metteremo un piccolo bimbietto, la piomberemo, peschiamo leggermente più sotto. E beh, non dici niente. Non ci ho avuto parlare per non commentare. Perché?
due manciate. Questo è quello che succede. Io mi faccio così due peggio. Va bene, fallo vedere la telecamera. Sì, perché lo voglio vedere. Adesso abbiamo altre due guglie e inneschiamo quelle che abbiamo, poi magari ci rimetteremo a fare le esche, però per adesso serra 2 noi 0. Ci abbiamo una guglia, filiamo quella e quell'altra, non lo so, una delle due, decidi tu. Serra noi 0. Sta facendo i neri però. Il controllo l'esca pure io. Da subito, eh. Pesce. Finalmente. Oh, che bello, grosso. Finalmente. Bombo. Amy?
Eccolo qua. Siamo riusciti a farne uno. Eccolo qua. Me lo straccio. Tieni la GoPro. Fa vedere gli ami. L'amato proprio benissimo. Yaku Life Bait non perdonano. Un bel serrotto. Inquadra. Non bene la motorizzo. Tanto è che non è zero motorizzo. No, non bene, non lo fare con la motorizzo. Eccolo. Ma non ci ho filato bene. Slamato. Mi ho messo un po' di tempo. Ma te non è quello. È quello slamato. Non era piccolo. No, era un bel pesce. Non era piccolo. Era allamato male, perché tu non trovi, no? Grosso. Non è enorme, sono pesci da... si avvicinano al chilo, però sono divertentissimi da prendere. Lo mettiamo in frigo. Oh, arriva, pare che muori. La sagra del liscio. Com'è Michele? Sì, la sono sentito però sulla canna strada. Ti sentito? Sì, la sagra del liscio. Ora ci siamo finiti le esche, mo bisogna che ci rimettiamo a fare le esche. Abbiamo terminato il tempo. Quasi mezzogiorno. Pomeriggio dobbiamo andare a lavorare. Ogni tanto bisogna fare anche quello. Niente, la giornata è andata discretamente, abbiamo fatto due bei serra, abbiamo persi tantissimi, ci hanno ciulato le esche come niente. Abbiamo utilizzato, come vi dicevo, mulinelli rotanti Yocea Cigre 2001 HG abbinati a delle canne da slow, che a mio avviso è molto divertente, è un'attrezzatura che si adatta bene a questa pesca, anche se non è l'attrezzatura specifica. Le montature le abbiamo fatte con i micidiali Ami BKK, Yaku Light Bait e i Red Octopus, che a mio avviso sono i migliori ami in commercio per la pesca con le esche vive. Abbiamo fatto anche un altro test, abbiamo testato la batteria
SH Lithium, la 36 volte 50 ampere. Questa era la terza pescata che la portavo insieme a me e è durata circa quasi 20 ore. Le prime due pescate le abbiamo utilizzata in modalità ancora, oggi l'abbiamo utilizzata a traina e posso essere veramente soddisfatto del risultato. Il motor guide si è comportato in maniera eccezionale, silenziosissimo, preciso. E niente, io a questo punto vi saluto, rientriamo, si è alzato anche un po' di mare e ci becchiamo al prossimo video. Ciao!